Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà un video mukbang San Valentino. Scusatemi se sono un po' tagliata, ma spero che questa location vi piace con questo fuoco dietro. E giù con un commento e con un pollice in su, mi raccomando. Mangiamo perché ho davvero fame. Ah, volevo dirvi una cosa. Buon San Valentino! Meglio se mangiamo. Meglio. Ho il telefono qui con me per rispondere alle vostre domandine, ma iniziamo subito perché io ho fame. Iniziamo con la Coca-Cola Zero, perché ho sete. Vi dico solo che sono le... aspettate. Sono le 22:41. Bene. Davvero? Scusatemi se sono tagliata, ma non fa niente. Iniziamo, questa è la pizza, sì, è un po'... però con il tragitto ci sta. Allora, praticamente è la pizza con mozzarella di bufala e una margherita, però c'è proprio la mozzarella di bufala, quindi adoro. Come buona, come brava napoletana, tagliamo la pizza in quattro parti. Sì, sì, è proprio mozzarella di bufala, si vede. E si sente già dalla consistenza. Ah, eccola qui. Non mangiavo una pizza da veramente tantissimo tempo. Saranno mesi, perché poi concentrata a fare le challenge non la mangiavo, perché comunque dicevo, vabbè, devo fare una challenge, è inutile. Mi sono pesata neanche dopo gli occhi, ma bene. Vamos. Fermi! Buongiorno. Mamma mia. Mamma mia, è qualcosa di eccezionale. Ma voi li mangiate i cornicioni? Adoro. Adoro. Io mi pensavo che la Coca-Cola mi portava quella della lattina, invece no. Allora, io inizierei subito con le domande perché si sta scaricando il telefono. Allora, andiamo con Marti. Cosa sceglieresti, un bacione, cosa sceglieresti di mangiare per tutta la vita? Allora, sceglierei di mangiare per tutta la vita veramente la colazione della mattina. Pane, per chi mi conosce lo sa, per chi mi segue su Instagram, pane, qualsiasi pane, pane integrale, pane di segale, qualsiasi tipo, pan bauletto con marmellata, Philadelphia, burro d'arachidi e avena. Io adoro, veramente adoro. Poi sempre lei in chat privata mi ha chiesto, se il tuo ragazzo ti chiedesse di scegliere tra lui e la palestra, chi sceglieresti? Allora, prima di tutto, il mio fidanzato non si dovrebbe mai e poi mai permettere di farmi una richiesta e una domanda del genere. Per quale motivo? Io amo la palestra, per me è una seconda casa. Io quando entro in palestra mi dimentico davvero di tutto, quindi per me è come se è tipo uno sfogo personale. Poi sto bene e sinceramente, se il mio fidanzato dovesse dire scegli tra me e la palestra, vuol dire che non mi ama e non mi capisce, non mi comprende per niente, e quindi vuol dire che non è la persona adatta a me, perché la persona che deve stare vicino a me deve comunque accettare quello che faccio, quello che sono, eccetera, come io accetto lui, qualsiasi cosa che fa, quindi anche lui. Quindi se c'è amore, non penso che il mio fidanzato mi chiedesse di fare una cosa del genere, oppure io viceversa, non mi permetterei mai. Quindi vicino a me ci vuole uno come me, ci vuole un bel palestrato.
scherzando, meglio. Pure capanzo va bene. Chi mi disturba? Sto facendo un video di là. Comunque, poi andiamo avanti. Non ti senti in colpa dopo le challenge? Ti adoro, questo è Gabri, un bacio. No, sinceramente, allora, no barra sì, perché comunque penso tutti i sacrifici che si fanno nella settimana, però poi alla fine dico vabbè, si recupera, quindi sì e no. Vai, chiudi la porta. Questo video è girato un po' tardi, quindi ci può stare. Un sì e un no. Qualcosa di eccezionale. Perché comunque se pensiamo che io prima di fare una challenge comunque mi preparo, quindi è come se quella challenge per me è tipo uno sfogo. Quindi alla fine non so, mi sento sì e no, ma questa è la risposta. Che poi penso, riuscirò a rientrare nei miei panni e cose, però alla fine sì, quindi... Fatemi sapere giù nei commenti se volete qualche tipo, qualche video, ma si vede la pizza, qualche video con la pizza, tipo qualche challenge o qualcosa. Fatemi sapere. Proprio voi. Devo poi disinfettare il suo telefono. Andiamo avanti. Giada, un bacione. Amo tantissimo i tuoi video. Uno mi ha aiutato particolarmente, come sai, sì. Perché da come mi dico sempre, io con loro, soprattutto con le ragazze, ma anche con i ragazzi, ci parlo davvero. Con le ragazze si può dire tutti i giorni, è una cosa che mi fa piacere, perché qualsiasi cosa si confidano oppure cercano qualche consiglio da me, che ho avuto comunque un po' di esperienze. E quindi mi fa davvero tanto piacere, quindi io so il video che ti ha aiutato e per scrivermi che questo video ti ha aiutato vuol dire che le mie parole sono servite e quindi mi fa immensamente piacere. Quindi un bacione forte anche a te. Un bacione grande e forte. Poi Jocelyn, io spero di pronunciare bene i vostri nomi. Hai mai avuto fame e non poter mangiare? No, perché sinceramente, oppure prima delle challenge forse, il cardio che avevo fame, però poi pensando alla challenge non mangiavo. Quindi se ti riferisci a questo, sì, però di solito quando ho fame normalmente mangio senza problemi. Poi, sempre lei, da quanti anni fai palestra? Conti le calorie di quello che mangi? Allora, faccio palestra da, vabbè, io ho fatto palestra, ho smesso, ho fatto un macello, ho fatto comunque da proprio continuo da giugno e da quanto conti le calorie? Da gennaio, quindi da un anno, perché gennaio dell'anno scorso è un anno. Un anno è un mesetto. Oh mio Dio. Vedete, questa è mozzarella di bufala, che non è incollata sulla pizza. Adoro. Sto facendo un macello. Comunque, fatemi sapere giù, perché voglio fare qualche challenge. Oh.
facendo un macello. Allora, non è una... allora, Lali, un bacione. Non è una domanda, ma sei bellissima, mi piace tanto ciò che fai, grazie mille. Un bacione, grazie veramente. Io veramente quello che faccio lo faccio col cuore, quindi mi piace quando quello che voglio far arrivare arriva e sono davvero soddisfatta. Poi, Linda, un bacione. Cosa ne pensi delle nuove fragole proteiche della Kellogg's? Le consigli? Poi mi ha fatto sempre un'altra domanda, sempre lei. Hai visto la nuova granella Kellogg's con meno zuccheri? Come sono secondo te i valori nutrizionali? Allora, io mi sono fatta veramente un bello screen, perché io, non trovandole su internet, ho chiesto direttamente, ho fatto un post su Instagram e lei mi ha risposto e mi ha mandato solo la tabella nutrizionale con gli ingredienti e tutti dei, della granella, però non di questi, io queste fragole proteiche non le ho trovate su internet, non ho capito che sono, ma comunque, allora, partendo dal presupposto che già al terzo posto degli ingredienti c'è lo zucchero, ma vabbè. Poi la confezione da 300 grammi e costa 3,29 euro. Allora, qui ci dice, per 100 grammi ha 437 calorie, 15 grammi di grassi, 1,9 di grassi saturi, 63 di carboidrati, 25 grammi di zucchero, 8 grammi di proteine, 8 di fibre e 0,18 di sale. Invece per porzione, quindi 45 grammi, 197 calorie, 6,8 grammi di grassi, 0,9 saturi, 28 carbo, 11 zuccheri, 3,8 di proteine e 3,6 di fibre. Io con questo che vi voglio dire, ho preso la stessa, cioè sono queste qui, oh. Comunque sono andata su Prozis, come ben sapete io sto provando, sto comprando i muesli di Prozis e vi ho fatto proprio lo screen di tutti, naturale, cioccolato e fragola. Allora, quelli naturali, a parte che sono 500 grammi e costano 5,99 euro, ma di solito con gli sconti va 5 euro. E comunque hanno 200 grammi in più. Ingredienti ottimi, per dosi, quindi Prozis per dosi dice 30 grammi. Per 30 grammi ha 113 calorie, quindi molto di meno di quelli là. 80-90 calorie in meno di quell'altro là, 3,9 grammi di grassi, 0,63 saturi, 12,60 carbo, 2,58 di zucchero, quindi lo zucchero è molto di meno, poi fibre 3, proteine 7, naturale, poi cioccolato, allora vi dico sempre per 30 grammi, sempre 500 grammi, questo è il cioccolato, costano 1 euro in più, quindi facciamo 6 euro. Allora, hanno 123 calorie quelle al cioccolato, 4,80 di grassi, 1,7 saturi, 11 carbo, zuccheri 2,58, fibre 2,28, proteine 9. Vabbè, fragola è la stessa cosa. Quindi io con questo cosa vi voglio dire? Non dite, vabbè, tu Prozis, no, no, perché a me Prozis non mi dà niente, io qualsiasi prodotto di Prozis lo pago con i miei soldi, sinceramente mi piace, e se vi devo consigliare un prodotto, ve lo consiglio buono. Allora, se volete provare, io vi dico, provatelo, però io sinceramente, se devo andare al supermercato e acquistarli, non li vado ad acquistare, a parte che hanno un pochino troppe calorie, perché comunque, ok, sì, è una granola, però da come ho visto i pezzi sono più doppi. Invece quelli là di Prozis sono tipo cereali, cioè è più tipo con il l'avena, tipo quelli che tengo io hanno l'avena con flex e altre cose, perché sono quelli naturali, dei semini e tutte queste cose così. Quindi tra i due io vi direi provate quelli di Prozis. Poi sta a voi scegliere, comunque quelli sono 300 grammi, sta a 3,20 euro, quell'altro 500 grammi, e però voi non arrivate mai con quelli di Prozis a 40 grammi, perché sono comunque leggeri, infatti io l'altra volta, infatti nel video ve li feci vedere, ed erano comunque quelli che avevo usato 10 grammi, ed erano abbastanza, quindi perciò io vi consiglio quelli. Se fra quelle proteiche io non ho capito che sono, non l'ho capito sinceramente. Comunque sta pizza pure fredda e buona, mamma mia,
Buona. Ci tenevo a dire una cosa, che la pizza stasera non è uno sgarro, quindi non mi sentirei in colpa, sto scherzando, però non è uno sgarro perché ce l'ho fatta a fare l'arenciale nei macros. Mi sono avanzata anche 200 calorie, quindi per dirvi, e oggi ho mangiato, ho fatto la mia solita colazione, perché quella colazione nessuno me la deve togliere, quindi sono contenta. Ma sono un macello. Io non mi riesco a vedere, ma se a fine video vi saluterò tutta. Non ci spiegare niente, raga. Comunque, non so se l'avete andato. Io mentre mangio non ho il vizio di bere. Infatti. Io non bevo mai quando mangio. Sono le 11. Allora, andiamo avanti. Oddio, mi ho tolto tutto. Andiamo avanti. Tutto. Ok, Fabri penso. Un bacione. Hai un coach o vai in palestra dove si fa allenamento da soli? Allora, no, non ho un coach che io tipo mensilmente pago sia la palestra che poi a parte il coach. Ma quindi vado in palestra, pago mensilmente e mi alleno da me. Certamente ho proprio il personal trainer della palestra che segue a tutti, quindi io vado vicino e faccio scusami, però boh, altrimenti cioè me la cavo. Poi andiamo avanti. Allora, vabbè, in questo momento ha fatto una domanda la mia gemella, cioè mia sorella, che è uscita perché è San Valentino, quindi non è con me a fare il video, quindi un bacione. Allora mi ha scritto: quanto ami tua sorella, dici la verità? Io la amo, infatti proprio oggi gli ho dedicato un post sul mio Instagram e niente, io la amo, ti amo, ti adoro, quindi sei la mia gemella, quindi come faccio a non amarti? Un bacione. Poi sempre, vabbè, questo l'abbiamo letto già. Cibo non ha un nome, quindi bacioni cibo. Che hai proprio come sfondo una pizza fitto. Allora, consigli per tonificare addome. Allora, i consigli per tonificare l'addome. L'addome si fa a tavola. L'addome si fa a tavola e si finisce in palestra, perché senza un'alimentazione pulita l'addominale non esce, vai giù l'addominale. Poi il mio amore, non sono fidanzata ragazzi, il mio amore, la mia migliore amica, che ti mando un bacione grande. Quanto mi vuoi bene da 0 a 100? Baci da 0 a 100. Non c'è un numero per dirti quanto ti amo e quanto ti voglio bene veramente, quindi io ti adoro. Queste cose in pubblico non mi piace, lo sai. Però io ti adoro, tu lo sai, te lo dimostro ogni giorno, ti rompo le scatole ogni santo giorno, però ti voglio bene, cioè veramente ti voglio bene, tu lo sai quanto ti voglio bene. Poi, sempre lei, ebbene sì,
Mi usciranno gli addominali? Allora, cara mia, gli addominali anche a te a tavola, perciò inizio a togliere i crostini che ti porti a scuola che non vanno bene, ma grazie a me si sta portando a scuola il pane di Cantù con il petto di pollo affettato, quindi faccio effetto. Sono o non sono la compagna di banco più brava del mondo? Comunque, poi a settembre ti iscriverai in palestra e ci divertiremo un botto. Se non mi vedete più con un muscolo e nego più la tartaruga che non mi uscirà, è colpa sua, perché mi farà fare le comiche in palestra, quindi bene. Allora, adesso brindiamo, che anche quest'anno San Valentino domani. Brindiamo. Brindiamo che l'anno prossimo, sperate per me, non sarò il giorno di San Valentino alle 11 a registrare, ma questo video lo registrerò un po' di giorni prima e lo farò uscire a San Valentino, sì. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere tutto giù nei commenti, mi raccomando, pollice in su, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, volevo dire una cosa, domani è 15 febbraio, auguri a tutti i single.